canal favorito. Latinísimo TV presenta. Hola amigos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Oggi ti parlerò di rispetto. Vieni con me. Sai, quando abitavo all'estero, ero una di quelle persone che cercava appartamento. Uno tra i tanti e non ti dirò dove, poco importa. Ricordo che un giorno mi trovai a parlare con questa ragazza, che era la proprietaria dell'appartamento, e sembrava tutto a posto, c'era anche una bella sintonia. Poi a un certo punto mi chiese di dov'ero, e io molto tranquillo gli risposi, amiciale! E lei reagì in questo modo. Italian? Ok. Beh, penso ragazzi che tutti voi possiate immaginare come la casa non fu assegnata a me. E vi chiedo magari lo sforzo di provare a immaginare come mi sia sentito io in quel momento. Sì ragazzi, vi racconto questo prendendo spunto anche dalle richieste che mi avete pervenuto. Quindi il valore che tanti di voi mi hanno richiesto e di cui ti voglio parlare oggi è il rispetto. Sì, perché anch'io all'epoca non mi sono sentito per niente rispettato. E badate, non sono qua a parlare di politica, non è affar mio e non me ne frega un cazzo. Non sono qui a farvi moralismi, ma anzi, a chiedervi qualcosa di importante, una grande attenzione. Sì, perché sono qua a parlarti di rispetto personale, che vuol dire rendersi conto di come ogni persona abbia il diritto di scegliere come essere realmente. E soprattutto non come forma unica di ragione e di giusto o sbagliato, ma di possibilità di vivere ed essere. Ragazzi, come molti di voi sanno, io presto servizio anche in carcere. E tante persone talvolta mi chiedono, ma come fai Dani? Cioè, non ti viene da essere arrabbiato con queste persone? Oppure anche, ma se sai che hanno fatto del male, come fai a sentirti di dare una mano a qualcuno? Beh, molto onestamente ragazzi vi dirò che ho capito che giudicare a priori non serve davvero un cazzo. Proprio come dare l'etichetta di italiano e quindi criminale o qualsiasi altra cosa negativa che potete addurre. Sì perché ragazzi, prima di tutto conosciamo la storia di qualcuno. Ascoltiamo prima di tutto ciò che ha da dire quella persona, per poi cercare di capire quali sono i perché ha agito in quel modo o è in quel modo. Sapendo tutta la storia e guardando il quadro completo di una situazione, beh, possiamo capire anche perché certe azioni che noi reputiamo dal nostro punto di vista spregevoli, criminali, brutte, sbagliate, possono in realtà nascondere molto di più di quello che immaginiamo. Come per esempio una mamma che ruba il pane perché non ha da sfamare i figli. O una persona che è in carcere perché gli hanno dato dell'italiano di merda e quindi ha fatto una rissa con qualcuno. Ah, parentesi, l'ho visto all'estero. E può succedere in tutti i paesi, da tutti i tipi di persone. Oppure degli spacciatori di droga che erano semplicemente dei ragazzi che hanno beccato perché stavano trasportando qualcosa, ma in realtà lo zio a casa aveva fatto talmente tanti debiti che avrebbe rischiato la vita e quindi hanno cercato di salvarli. Con questo non ti sto dicendo che chiunque è innocente e il mondo è un posto bello, ma solo che prima di giudicare qualcuno forse è meglio se ascoltiamo tutta l'intera storia. Sì perché ragazzi, questo ci aiuta a non farci fottere dai nostri stereotipi. Prima di puntare quindi il dito contro, cerchiamo di farci un'idea nostra attraverso l'ascolto di quello che qualcuno ha da dire. Dopodiché siamo liberissimi di fare le nostre scelte, ci mancherebbe. Ed è anche il bello di poter vivere in un mondo libero. Quindi ragazzi, il concetto che associo al rispetto? Beh, imparare ad ascoltare. E magari qualcuno ascolterà voi e sarà rispettoso nei vostri confronti. Dopodiché, libertà massima. Ragazzi, sta cosa dei valori è una figata, eh? Mi sa che ne prenderò altri perché molte sono state le risposte che ho ricevuto e quindi voglio cercare di accontentare tutti. E come sempre, per spunti, domande e riflessioni, sono a vostra disposizione. Grazie amigos, ma aspetta, prima di lasciarci, ricordati di seguirci sui nostri canali Instagram, Facebook e YouTube, Latinismo TV. Ci vediamo alla prossima ragazzi, hasta luego, ciao ciao!